Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi mi sento un po' come se fossi in una libreria, ragazzi, perché oggi è il primo episodio di una serie che cercherò di portare avanti il più possibile. È una serie che si occuperà esclusivamente di valutare alcuni libri che ritengo estremamente importanti per chi, ad esempio, vuole affacciarsi alla materia del trading online. Saranno libri indirizzati esclusivamente a chi vuole approfondire questa materia, che ovviamente ho letto diverse volte anche negli anni in questione, e spesso li riprendo, ad esempio, anche per approfondire alcuni concetti. E sì, perché ricordatevi sempre che nel momento in cui leggiamo, ad esempio, un manuale, un libro di trading o quant'altro, non lo leggiamo semplicemente con l'obiettivo di portare a termine la nostra lettura, quindi arrivare alla famosa ultima pagina e dire wow, ce l'ho fatta, ma lo leggiamo esclusivamente per avere dei contenuti, per avere delle strategie, per avere delle informazioni da utilizzare nella pratica. Quindi un libro di trading, ragazzi, deve fare due cose. Primo, fondamentale, i libri di trading devono essere estremamente semplici. La materia del trading in generale non è una materia molto semplice, per cui se un autore che ha scritto un libro riesce a rendere questa materia estremamente semplificata, quindi semplice, di facile comprensione, tanto di cappello, i miei omaggi, sarà inserito in questa lista. La seconda cosa importante: un libro di trading deve darci delle strutture operative, quindi utilizzabili nella realtà, ma in quale realtà? Qui si potrebbero aprire diversi tipi di concetto, perché diversi tipi di idee. Perché, ad esempio, molti libri di trading, ragazzi, sono stati scritti negli anni 90 o i primi anni del 2000, ma la crisi finanziaria degli anni 2008-2009 ha stracambiato i mercati finanziari. In linea di massima, ragazzi, i mercati finanziari cambiano dopo ogni recessione, dopo ogni ciclo economico, ma soprattutto cambiano perché vengono messe nuovi prodotti finanziari, nuove metodologie, soprattutto la tecnologia evolve nei mercati finanziari e li muta al mutare del tempo, un po' come vediamo il progresso tecnologico sviluppato sugli smartphone, sulle televisioni, su quello che sia l'automobile, ad esempio. La stessa cosa avviene nei mercati finanziari. Quindi chiediamoci sempre quando andiamo a leggere un'informazione, se quella informazione è valida o meno. A volte alcune informazioni nel trading lasciano un po' il tempo che trovano, come ad esempio alcuni indicatori che sono ormai superati. Ed è difficile, ad esempio, anche per me indirizzare un neo trader a comprendere la differenza fra quello che può funzionare nel mercato o meno. Perciò, nei libri che vedremo in questa nuova serie, cercheremo anche di inserire libri che hanno dei concetti che sono tuttora validi. Passiamo al primo libro di Elder, ragazzi, Alexander Elder, è questo qui, Il nuovo vivere di trading. Ho preso il nuovo, c'è anche il vecchio, quello un pochettino, insomma, più datato, perché questo libro lo ritengo uno dei libri fondamentali per chi inizia a studiare il trading online. Perché questo libro è fondamentale per chi inizia? Intanto per la tipologia di scrittura, perché Elder scrive estremamente semplice, quindi la semplicità in questo libro è la chiave. È scritto tutto in maniera molto semplice, non si va ad arrovellare su una terminologia, ad esempio, estremamente elaborata, una cosa che purtroppo tipicamente avviene su alcuni libri scritti dai trader italiani, dove le terminologie sono super auliche, ragazzi, e sinceramente sembrano dei testi accademici, come se qualcuno volesse dimostrare attraverso l'utilizzo della parola, delle terminologie, una conoscenza esagerata, ma poi, ragazzi, non hanno alcuna utilità, perché se non vengono compresi magari da un giovane di 20 anni che vuole avvicinarsi a questa materia, che senso ha scrivere con quella terminologia? Allora, il nuovo vivere di trading è scritto in maniera estremamente comprensibile e questo è fondamentale. Poi non è molto grande e questo, diciamo, aiuta sempre, ragazzi, a dire ok, ce la faccio, ok, lo finisco. La cosa che mi è piaciuta moltissimo di questo libro è la parte iniziale. La parte iniziale parla della psicologia del trading e soprattutto vi parla di quello che sono i mercati in generale, come
come vengono divisi questi mercati, come sono le forze contrapposte a questi mercati, quindi se siete giovanissimi e volete iniziare a capire che cos'è il trading, cosa significa, questo è un libro adatto, ragazzi, perché all'inizio, nei primi capitoli, vi spiega proprio come si crea l'equilibrio di mercato, il famoso prezzo che noi andiamo a tradare, cioè dove sta la nostra possibilità di fare gain, chi sono i tori, chi sono gli orsi e quelle che sono le nostre attività psicologiche, perché Elder in realtà, ragazzi, è uno psicologo e quindi lui ha applicato quello che era la conoscenza psicologica che aveva maturato nei suoi studi, lo ha applicato anche al trading. E quindi abbiamo un taglio di questo tipo di attività più indicato per chi magari ha una problematica di natura emotiva sui mercati finanziari. E sappiamo bene che chi fa trading, ragazzi, chi inizia a fare trading, per il 70-80% delle volte fallisce per via del problema emotivo, dei bias cognitivi del nostro cervello. Quale miglior metodo? Quello di utilizzare ad esempio un libro che ci va a spiegare inizialmente questi bias. Poi insegna anche delle piccole metodologie di trading e di controllo del rischio, ed è fondamentale ad esempio il fatto che indirizzi il trader, il neo trader, all'utilizzo di quelle che sono le strategie non di scalping, non di trading veloce, bensì di swing trading, perché lo swing trading è il trading più importante da fare per chi è un neofita, perché ragazzi, se siete neofiti e andate a fare scalping, vi assicuro che perdete praticamente sempre, perché ci sono dei costi nascosti nelle operazioni che magari se siete neofiti sottovalutate, perché ci sono delle rischiosità nei mercati come la leva finanziaria, se siete neofiti la state sottovalutando sicuramente, perciò è bene indirizzare il lettore, indirizzare un trader neofita a utilizzare quello che sono delle metodologie più basilari, più semplici, ma anche, badate bene ragazzi, più profittevoli. Io stesso sono trader da diversi anni, per esempio, e utilizzo nel trading di Bitcoin, quindi del mercato delle criptovalute, che è un mercato estremamente volatile, molti dicono si può fare scalping, fa dei movimenti enormi all'interno anche di una sola giornata, balle non balle, non sto qui a discutere di questa cosa, però io ad esempio adoro uno dei miei sistemi, che è un sistema a medio termine che proprio fa swing trading, quindi corretta anche la metodologia per chi inizia. Dov'è carente questo libro? Dove sono un po', diciamo, gli svantaggi? Beh, è un po' leggerino su quelli che sono le metodologie e le strategie da utilizzare, perché ragazzi, perché semplicemente o un libro è semplice ed è introduttivo, oppure un libro va ad essere estremamente complesso e vi spiega strategie iper complicate. In questo caso stiamo vedendo un libro per neofiti, per chi inizia, per chi vuole capire che cos'è il trading, come agire, come non agire, e va più che bene. Il suo lato, diciamo, di carenze poi può essere completato magari se vi appassionate alla materia leggendo altri libri o frequentando dei corsi di formazione. Bene, per oggi è tutto per quanto riguarda la nostra nuova serie relativa alla library, quelli che sono i miei consigli per quanto riguarda i libri da leggere per chi vuole formarsi nell'ambito del trading online. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!